Eccoci qua, ben ritrovati a una nuova puntata di Una Finestra sul Mondo. Siamo tornati dopo una settimana di pausa e vedete, siamo in un nuovo studio perché stiamo ristrutturando i nostri studi di registrazione, quindi insomma oggi è tutta una puntata un po' particolare, ma iniziamo subito. Allora, parliamo di bellezza, eh sì, perché sui social network ogni giorno, no, moltissime persone pubblicano delle foto di loro stessi in cui si mostrano, no, pubblicamente, e spesso succede che però ricevono dei commenti, no, crudeli, molte volte da parte degli utenti, e questo si chiama body shaming, ovvero criticare una persona per il suo aspetto fisico, e ciò non accade solo sul web ma anche nella vita di tutti i giorni. Chiunque purtroppo può essere preso in giro per una sua caratteristica del corpo, l'altezza, il peso, il colore dei capelli. E tutto questo succede perché nel corso del tempo si sono imposti determinati canoni estetici a cui tutti, no, dovrebbero puntare per sentirsi accettati dalla società. E per questo motivo in molti poi decidono di sottoporsi a degli interventi di chirurgia estetica per correggere alcune, diciamo, imperfezioni. E pensate che nella graduatoria mondiale per numero di interventi di bellezza l'Italia si colloca al 5° posto dopo Messico, Giappone, Brasile e Stati Uniti. E secondo alcuni studi sono le donne sì, a richiedere più interventi estetici, soprattutto operazioni per aumentare il seno e iniezioni di botulino o acido ialuronico. Gli uomini invece si affidano alla chirurgia estetica per rimuovere i tatuaggi oppure nei e macchie sulla pelle. In Italia, pensate, sono più di 7 milioni le persone che hanno almeno un tatuaggio. In Europa si supera la quota di 60 milioni, quindi delle cifre spaventose. Però insomma, ognuno è libero, no, di fare come si sente. Il primo tatuaggio, secondo alcuni studi, si fa generalmente a 25 anni, ma le persone che hanno più tatuaggi hanno dai 35 ai 44 anni. Bene, adesso diamo immediatamente la linea al nostro inviato, ma prima una piccola curiosità. Sapevate che gli italiani sono coloro che trascorrono più tempo davanti allo specchio? Si parla di 5 ore e mezza alla settimana. Beh, io mi chiedo dove trovano tutto questo tempo. Comunque, diamo la linea al nostro inviato e insomma vediamo chi è intervistato. Secondo lei esistono ancora i canoni di bellezza al giorno d'oggi oppure no? Ci sono i canoni di bellezza ancora, ci sono dei modelli. Oh, che domanda che mi stai facendo? Secondo me, sì. 42? No, penso che sì. 4,90. Ma non saprei. Certo che esistono, certo. Sì, esistono, soprattutto in questa società, adesso con i social. Spesso si parla di body shaming, ovvero le persone vengono prese in giro per il loro aspetto fisico. Lei che cosa ne pensa riguardo? Penso che è una grande assurdità, perché ogni persona è bella per sé. Penso che chi lo faccia è un po' stupidello, tutto lì. Quello dà molto fastidio, perché io non sono quella persona lì, e quando sento delle persone che giudicano male qualcuno, io mi allontano. È il mio modo di essere. L'aspetto fisico non mi dice niente. Può essere una persona intelligente, può essere una persona non intelligente, ma l'aspetto fisico non mi sembra criticare una persona. Che è sbagliato, ovviamente, perché ognuno è libero di vestirsi come vuole e non deve essere criticato per l'aspetto. Fa parte del bullismo. Non va bene, è maleducazione. A lei mai è capitato di essere criticato per il suo aspetto fisico? Ma penso di sì perché il mondo di adesso va avanti così. Giudicare è normale, come magari posso pensare io di una persona, quella persona può pensare anche su di me, però io non lo faccio perché è il mio modo di essere, di vivere non è così. Non mi risulta. Per fortuna no, però purtroppo, soprattutto nelle scuole, se ne sente tanti. Non lo so, davanti a me no, però magari dietro le spalle può darsi.
davanti a me personalmente no, alle spalle poi questo non so dire. Molti sentono la necessità di modificare il proprio corpo tramite la chirurgia estetica. Lei è d'accordo con questa scelta oppure no? Sì, ci sono donne, se uno non si sente bene fisicamente, si ha la possibilità anche di farlo, bon venga, per lei stessa, per la persona stessa, che sia felice, che si accetta il suo fisico. Poi ognuno di noi, io accetto come sono. Non voglio plastica, non voglio niente, mi accontento, se ho i difetti me li tengo. Dipende dalla persona che è, se lui è d'accordo, a me non è che... Certo. Se si sentono meglio così, sì, fanno bene. Ovviamente bisognerebbe vedere anche l'età della persona, perché poi ci sono anche chirurgi che esagerano in questo. Bisognerebbe direzionare un po' meglio anche le ragazzine che iniziano a rifarsi già anche troppo giovani e poi magari si pentono. Ma dove c'è necessità magari sì, è possibile, però se non c'è nessuna necessità no, non vedo perché uno si debba far manipolare. Anche lì sono scelte private, no, uno non può giudicare, ognuno è libero del proprio corpo di usarlo come vuole. Ognuno fa le sue scelte, io personalmente sono contrario, ognuno deve essere quello che è, non assomigliare a qualcun altro. Tantissime persone hanno almeno un tatuaggio, lei se ne farebbe mai uno e perché? Io non ne ho neanche uno, forse sono una delle poche, però sono belli, fanno bene a farseli, bisogna sentirsi a proprio agio, se vogliono farseli, fanno bene a farseli. No, io sono contrario ai tatuaggi, non sono d'accordo, non sono favorevole. Per me la persona come nasce deve stare, poi ognuno è libero di fare come vuole, c'è quello che gli piace, se lo fa fare, però io no, personalmente no. No, perché non mi dice niente il tatuaggio? È proprio una cosa che non mi dice nulla. Sono contrario, perché deturpano la persona. Hai mai, perché a me sporcarmi la pelle di quel genere lì non piace. Magari se c'è qualcosina magari piccolina, così, qualche cosa, ancora va bene, però non trovo giusto sporcarmi la pelle per queste cose. Non mi interessano. Interessa. No. Bene, grazie al nostro inviato come sempre. E allora, abbiamo intervistato un po' di gente, è uscito fuori sostanzialmente che i canoni di bellezza purtroppo sì, esistono ancora e molti appunto spesso puntano ad arrivare a quei canoni di bellezza e quindi insomma. E poi non bisogna fare body shaming ovviamente, no? È una cosa molto ingiusta nei confronti delle persone, molto sbagliato, però spesso purtroppo, come abbiamo già detto prima, succede, no? Soprattutto nel web dove tutti si sentono liberi di dire quello che vogliono e quello che pensano. E poi tra i nostri intervistati non è mai successo di essere criticati per il proprio aspetto fisico, o almeno insomma pubblicamente, poi sappiamo che spesso veniamo criticati alle spalle, quindi certe cose non le sappiamo. E poi per quanto riguarda la chirurgia estetica, beh, alcuni sono favorevoli, altri contrari, però più o meno tutti insomma ritengono che ognuno debba sentirsi libero, no, di fare come si sente. E poi nessuno degli interessati ha un tatuaggio, anche se comunque alcuni magari ci hanno pensato, ma non hanno mai avuto intenzione di farsene uno. Bene, allora questa puntata si conclude con una frase di un filosofo scozzese del 700, David Hume, che diceva: «La bellezza non è una qualità delle cose stesse, essa esiste soltanto nella mente che le contempla ed ogni mente percepisce una diversa bellezza». Grazie per averci seguito, ci vediamo alla prossima puntata di Una finestra sul mondo. Ciao!